Questo è il proseguimento del video. Ma per loro che lo vedono è l'inizio di una nuova esperienza. Non sono brava in queste cose. Vabbè, ciao! Dai, un po' di enfasi, siamo morte, siamo scombate da... Dal caldo. E da... Dall'esperienza. Esatto. Perché voi non sapete a cosa state per assistere, ma è una cosa veramente estrema. Veramente estrema. Innanzitutto, ciao. Non so se sapete chi è la qui presente rossa. Eleonora. Ciao. Che sono carina. Eleonora. Te devo dire, vero, sono Eleonora. Sì, ma magari metti... Metti che non sanno chi sei. Ma meno male, no, allora. Chi sei? Sono Eleonora. Shabet. Shabet. E... Ma tra l'altro hai detto che in realtà si legge la francese. Sarebbe. Infatti. Cioè. Sarebbe, ma non parlo francese. Ma no, sì, lo parlo. Cioè, vabbè. E niente, cosa ti devo dire? È la prima lesbica ufficiale che compare sul canale. Ho questo onore di essere la prima lesbica ufficiale su questo canale, quindi sono emozionata. Ma davvero sono la prima? Sì. Soltanto con ragazze etero per ora ho avuto modo di collaborare vis-à-vis. E quindi niente, siamo e quindi è un'occasione perché sembra appunto bomba. Come sono ti dice anche, aspetta, tra l'altro vai. Sei sempre troppo, ecco, vai avanti così almeno sempre io piccolino. Come ti dicevo, ho un pubblico che tende a shippare qualsiasi cosa, cioè qualsiasi persona mi vedono in video con Shanti, ma capito? Sì. E quindi in questo caso secondo me sarà ancora più estremo del solito lo shipping. Ottimo. E penso che appunto la Shabet diventerà... La Shabet diventerà... Cioè arriverà al top della classifica delle ship più... La Shabet. Shabet ship più shippate. Ok, bene. Troppe sh. Decisamente. Shanti Detto questo, che cosa stiamo per fare? Allora, adesso non so che titolo metteremo, ma l'idea è di trasformarci. Perché noi abbiamo due stili molto diversi. Non si può notare, forse. Ma in realtà oggi sono abbastanza più o meno io no, c'è la maglietta così, non me la metto di solito. Questa è sua. È tua? Me l'ha tagliata e me l'ha data. Io non me la metterei. Lui è il mio personale stilista e nonché creatore di questa maglia, ma comunque. Sì, io sono più femme, lipstick, tu sei più... Bitch. Tomboy. Tomboy, io sono un tomboy. Ma perché parliamo in questo modo? Vabbè. E quindi sono detto, ma perché non invertire per un giorno? No, in realtà per qualche minuto. Esatto, grazie al cielo. Per qualche minuto, perché altrimenti sarebbe stato... Sì, no, no. Brutto. E... Scusa, però non ce la posso fare. Ma perché io non è che... Quindi niente, potete... No, basta, Shanti Tomboy. Vogliamo Shanti Tomboy. Dici, vedremo, ok, se la cosa andrà, verrà apprezzata dal punto. Per vedermi in tale versione dovete andare però sul suo canale, vi lascerò il link qua sotto. E invece qua vedrete lei, che sta per venire completamente rivoltata. Siete pronti? Io no. Cominciamo. I saw stars on the pavement, California dreams, looked up through the bright light. No stars did I see. You said it's all yours if you take it there. I said I can't do it alone, I swear. You said it's all yours when you smile. Ho la barba. Il contouring è diventato una barba. Abbiamo sbagliato, invece di fare una donna abbiamo fatto un uomo. Peggio di prima? Peggio di prima. Donna femminile, che sennò sembra che donna è già donna lei. Sono i fantasmi in questa casa, quindi. Strano. Le mie sopracciglia? Ottimo. No, forse è perché... Non ce l'ho il pennello, però. Questo dito, lo vedete? L'ho preso da Chicco. Esatto. Madonna, te tremi! Cos'è? Sorridi? Sorrido, sì. Capelli sistemati? Sei pronta per sfilare? Ma tu cazzo, io non sfilo, Non si posso dire... Oh, metti il bip! Vedremo. Le parolacce? Non si fa. Irbecodina. Io non sfilo, te lo dico. Mi metto in piedi e non sfilo. Perché nel video... Io ti ammazzo. Hai capito?
Cos'è la trasformazione che ha fatto lei? Dopo le gambe? Guarda! Ok, no, non è vero, ragazzi, no, non è divertente. Ma ti sei trasformata in me! Uguale. Come ti senti? Devo essere sincera? Sì. Bellissima. Questo è il risultato finale. Abbiamo voluto mantenere un look sobrio, ma elegante. E i capelli li abbiamo dovuti lasciare così perché non c'è niente da fare. Sto vedendo un cane. Stai registrando? Sì, ma non so cosa. Bene, facciamo finta che questa è un'intervista per un lavoro. E tu devi presentarti. E cerca di cambiare voce. Voglio anche che tenti di modificare i tuoi modi di fare. Perché hai una voce molto... Ma voi siete fuori. Cerca di... Non puoi parlare un pochino più così? Non sono capace. È più alto, alza. Eleonora deve anche imparare a camminare, perché normalmente ha una camminata molto da lesbica. Quindi proviamo a sperimentare un nuovo modo. Non è questo il modo. Prego, avanti verso di noi. Oddio, forse sì. No, non so scuola. Non so camminare. Cazzo, cado. Merda, ops. In realtà non dovrei fare così perché si gira tutto. Cosa stai facendo? Fermati. Questa è la nostra trasformazione finale. Abbiamo potuto osservare un cambiamento importante in Eleonora, che apprezza molto di più il suo nuovo look rispetto a quello passato. Vero, cara? Sì, adoro. Ti giuro, non ce la posso fare, cavolo. No, ma però cosa ne pensate? Secondo me... È che secondo me, sai cosa stona? Con... tipo come parli o come... Cioè, sai com'è? È quello il peccato, perché è tipo... Cioè, puramente a livello estetico secondo me ci sta. Però poi stona un po' il resto. In medesima tipo. Trasformati in me, prova a parlare. Prova a vita di essere... Sono capace. No. No, direi di no. Credo, no, Dio, io metto sempre... Io sono qua contro il muro che cerco di... Già sono qua con una mezza gamba. Ok. E... non sono capace di essere donna. Cioè, nel senso, essere femminile. E sono già con le gambe così. No, no. Non si vede. Dun, 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 dun. Sì, riesco, Dio. Vuoi che ti... Sì. Succede? Cioè... La gente è molto fissata. Ma io ho messo i piedi. Però è una casa in rosa. Quindi non so quanto possono... Cosa? In un vecchio video. Cioè, ah, ok. Ho fatto così con i piedi. E la gente ha apprezzato. Non me l'ha commentato. Allora è triste. Commentate i piedi di Eleonora, per favore. Che si sentono sotto. Vogliamo aggiungere qualcosa? Non lo so, io non ho niente da dire, sinceramente. Sono abbastanza sconvolta. Allora, adesso faremo delle foto perché questo momento va ricordato. Non so quando sarà la prossima volta che ti truccherai così. Non lo so. Mai più, veramente, ragazzi. Avvicinati, facciamo un piccolo zoom. Oh, cazzo. Come? Questo è il risultato finale. Mostra il mio talento da makeup artist. Vabbè. Ta-da! Cosa dobbiamo dire? Che siamo stanche e che dovete però vedere la mia trasformazione se non l'avete ancora vista. Anche esatto. Se è meno scioccante di questa. Sì, in effetti sì. Ma perché forse sono io che sono più estrema in un lato. Perché tu se ti metti, cioè, i jeans, il magliettone che ti ho dato, il cappellino, alla fine sembra che fa basket e va in palestra, non lo so. Forse dovevamo anche struccarmi per farmi sembrare più... Ma non sei truccata tanto. Va. Io sono truccata tanto, cioè. No, io sono più truccata di te in questo momento. Tanto perché io sono bianca cadavere poi. Io di solito sono sempre la più pallida di tutti e vicino a te mi sento abbronzata. No, ma è vero, guarda. Bene, spero che avete apprezzato questa collaborazione. Io ringrazio la qui presente Eleonora per essere l'unica a non avermi impaccato questo weekend. Aiutatemi, vi prego. Io ringrazio questo magnifico video, per aver mostrato, esatto, al mondo la vera Eleonora. Sono un imbarazzo terribile. Però vabbè, facciamo finta di niente. E vi lascio qua sotto il link. Mancava l'accessorio che non sapevamo se aggiungere o meno. Io trovo che sia molto elegante e aggiunga un tocco. Cos'è molto... sta roba? Guarda, sono pelata. Sono quelli peli. Che crescono. Ma li tagliamo peli. Subito. Sono i baby peli. Dai, senti, li taglio poi. Ce l'abbiamo tutti. Guarda, è normale. Sono quelli che crescono. Ecco, così. Vedi, i capelli giù io di solito. Comunque, vabbè, io avrei messo i fiori dall'altra parte. Sì, così sia. Ti devo dire, Shanti. Vai, ok, perfetto. Oddio.
Però, ma tipo, aspetta, non riesco. Raga, come le bambine, cioè così, come le bambine. Aia, nell'orecchio! E infatti le bambine, proprio così. Però c'è qualcosa che... ecco. La faccia, forse? È quella ma che sto. Sta bene! Non vi piace? Sembra un sim. È vero! Ultime troppo. Parole famose. Oh! Dov'è il così qua? Io ce l'ho! Ce l'avevo, il cerchiettino con la pallina. No, non ci credo. Lei è un'altra fissata con sim. Sì. Ditemi posso se volete scusare il personaggio di Eleonora nel nostro YouSim. Ma Eleonora così o no, Eleonora... No, no, questa è un'ottima domanda. Io direi Eleonora... Scrivetelo qua sotto, scrivetelo qua sotto. Quale volete, Eleonora? Quale preferite? O tutte e due e facciamo tipo che convivono nella casa che tipo... Vi tipo bipolarità. L'Eleonora mascolina con... sarebbe... è un trip meraviglioso. Oh, sono un genio. No, ma la droga fa male, bisogna smettere. E io devo andare a prendere il treno. E fa caldo. A che ora è il treno? Che ora è? L'hai perso? Sono le 6:21? Sì. Andiamo.